tanti anni fa il padre Agostino Gemelli la considerava una pazza e la fece rinchiudere in manicomio. D'altra parte lo stesso giudizio dava di padre Pio, che se non in manicomio, insomma, ci andò piuttosto vicino. Oggi tanta gente vuole che Natuzza Evolo al più presto diventi beata, il primo passo verso la santificazione. Chi era questa donna? Cercheremo di scoprirlo stasera. Sta di fatto, e lo vedremo con delle testimonianze di primissima mano, sta di fatto che questa donna dava dei segni inequivocabili di mistero, di una vita straordinaria, di sensazioni straordinarie. Il suo sudore era sangue e questo sangue si trasformava in immagini sacre, in preghiere. Poteva essere falso tutto questo? Sigla. Aravati è una frazione di Mileto in Calabria, a 13 km da Vibo Valentia. Camminando per queste strade, anni fa, per la prima volta il piede di Natuzza Evolo sudò sangue. Il parroco preferirebbe non parlare della prodigiosa pecorella del suo gregge. Troppe interviste. Ecco la casa, Natuzza racconta. Ha 24 anni, è sposata con un falegname. Non ha conosciuto il padre, morto in America, lontano dalla madre perché non era buona. Dal giorno che sulla sua pelle senza ferite comparve il primo sangue, quanti fazzoletti disegnati spontaneamente in figure sacre da quel sangue. Non può allattare il suo secondo bambino perché l'essudazione le si manifesta dappertutto. Fenomeno vasomotorio che dilatando i tessuti fa uscire il rosso madore, ma come spiegare allora in Natuzza il dono dell'ubiquità? Qui, alla presenza di giornalisti e testimoni, Natuzza Evolo dà la prova di realmente disegnare col sangue. Quelle gocciole scrivono anche parole che Natuzza analfabeta non saprebbe tracciare con le mani. Ingenui segni religiosi aprono tra corone di stelle la porta del paradiso. Era un documentario, una settimana Incom che si proiettava prima dei film, 1948. Ed eccolo qua uno di questi fazzoletti, il trigramma di San Bernardino da Siena, Bernadette che parla, che prega ai piedi della Vergine, la grotta di Lourdes, la corona di spine del Signore, dei disegni perfetti, anche composti armonicamente su un fazzoletto, un comune fazzoletto come quello che avete visto nel filmato. Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust, l'autorità garante della concorrenza, quindi uno dei posti più rilevanti nello Stato, appena gli abbiamo detto che facevamo una trasmissione su Natuzza, senza voler sapere nient'altro, ha detto vengo. Perché? Ma io ho avuto la fortuna di conoscere Natuzza Evolo quando era giovane, aveva 45-46 anni, nel 71, perché accompagnai da Natuzza un suo figlioccio spirituale e rimasi molto impressionato dal fatto che Natuzza era il periodo pasquale, soffrisse per delle stimmate che aveva sia sulle braccia, sia sulle mani, sia alle caviglie, un po' più sopra delle caviglie. E volli ritornare. Stimmate vere e proprie? Aveva delle fasce che coprivano queste ferite, però si vedeva il sangue che usciva, che fuoriusciva da queste. È stata una cosa particolarmente impressionante,
che mi ha impedito di, vedendola così sofferente, di chiedere di poterle parlare. Ho chiesto quindi a questo mio amico di poterla accompagnare ancora, lui ha consentito e ho avuto un colloquio con lei, un colloquio che in qualche modo mi ha aperto a un mondo che io ignoravo e anzi io pensavo che non esistesse. E per questo io sono un testimone oculare e se si aprirà questo processo di beatificazione e io spero di canonizzazione, io voglio essere interrogato perché essendo una persona che non crede agli inganni e anzi per mestiere smaschero gli inganni, avendo assistito a un fenomeno non di rilevanza eccezionale ma indubbiamente non spiegabile con le normali cognizioni della nostra scienza, penso di avere il dovere di sottopormi a un interrogatorio per poterlo spiegare. Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo ausiliare dell'Aquila, e se non ricordo male, quando lei è andato la prima volta da Natuzza, insomma, un po' di sospetti ce li aveva. Io la prima volta che ho incontrato Natuzza non ho avuto sospetti, sono stato subito preso e vorrei dire conquistato, perché lei appena mi ha visto... durante il viaggio, prima di incontrarla. Ma avevo già fatto una trasmissione televisiva, quindi avevo avuto modo di già conoscerla attraverso delle testimonianze ed ero curioso. Anzi, ciò che mi colpì fu che io andavo curioso, lei invece mi accolse come una mamma e da quel giorno mi sono sentito suo figlio. Luisa Corna. Io invece ho avuto il piacere di conoscerla l'anno scorso, il 23 di agosto, che è stato l'ultimo suo compleanno, e a Paravati hanno organizzato questo bellissimo concerto per dei fondi, per quello che lei stava portando avanti, per questo ospedale, per le case alloggio, per i parenti, e quindi io ho deciso di partecipare e abbiamo anche la fortuna di incontrarla perché in quel periodo lei stava veramente male. E quindi sono stata da lei ed è stato bellissimo, perché mi sono resa conto proprio di questa grande umanità. Poi tra l'altro mia mamma è sempre stata, posso dire, anche devota, l'ha sempre ammirata tantissimo. Quindi è venuta con me e subito lei in un certo senso ci ha detto quello che noi volevamo sentirci dire senza che le avessimo fatto nessuna domanda, ecco. Pasquale Nicolace è il nipote di Natuzza, cioè figlio del primogenito, quindi lei ha 30 anni. Sì. Quindi l'ha conosciuta, diciamo, con ampiezza sua nonna. Ho conosciuto con ampiezza nonna e l'ho vissuta con normalità, perché questi fenomeni comunque straordinari erano vissuti da mia nonna con estrema semplicità e normalità, e quindi ha trasmesso anche a noi questo. Erano più gli altri a dirmi quanto sei fortunato ad avere una nonna così. Io quando ero molto piccolo non capivo perché mi dicessero quanto sei fortunato, però poi con il tempo ho compreso e posso dire che il più grande dono che mi ha fatto è proprio quello di non aver più bisogno della fede per credere. Io credo per certezza, so che Dio c'è. Quando hai visto per la prima volta questi fenomeni? Quando questi, ero questi che sono molto, molto disegnati piccolo. su questo fazzoletto. Sì, quando ero molto piccolo, ogni quaresima nonna... Ecco, là vedete intanto queste scritte in lingue sconosciute, c'erano anche scritte in aramaico, oltre questo fazzoletto Non ci sono, ma insomma c'erano delle scritte che poi si voleva che le fossero tradotte da un angelo in qualche modo, comunque visto che lei non le conosceva, quindi non, ed erano sì, non era completamente analfabeta. Appunto, quindi era una traduzione corretta e quindi qualcuno deve avergliela, insomma. Sì, ma poi si formavano senza una sua volontà, bastava appoggiare un fazzoletto anche sulla fronte per detergere magari il sudore e quindi il sangue della corona di spine, e si formavano all'interno perché il fazzoletto non era aperto, il fazzoletto era chiuso normalmente. Poi svolgendolo e aprendolo si trovavano queste scritte. Quindi, cioè uno faceva così, questo fazzoletto, sì, sulla fronte, apriva il fazzoletto e venivano fuori queste cose qua. Sì, all'interno si formavano le emografie. E questo quindi lo vedevate voi in famiglia normalmente, costantemente? Cioè ogni nel periodo della quaresima. Quindi ogni anno? Ogni anno,
per i 40 giorni della Quaresima succedeva questo, sì. Walter Nudo tra i presenti è l'unico che non è mai riuscita ad incontrare Natuzza, ma allora da dove nasce questa affezione? Io non l'ho mai incontrata, ma poco importa, perché conoscere la forza di Natuzza come la forza dello spirito di Natuzza, perché questo che credo che conti. Non credo che conti la carne d'ossa che va, viene, insomma, ma quello che conta è lo spirito che continua a essere. E io ho avuto, il ricordo che ho è il suo abbraccio e uno può dire, ma come lo puoi sentire? Beh, abbiamo i 5 sensi per capire, per credere in qualcosa, abbiamo anche il 6° senso per cui viaggia l'amore, viaggia la paura, viaggiano quelle sensazioni che non riusciamo a toccare, non riusciamo a vedere, non riusciamo a sentire, non riescono a soddisfare i nostri 5 sensi. C'è quel 6° senso che se lo alleniamo, se lo coltiviamo, riusciamo a ricevere veramente tanto. E io ho avuto la fortuna di incontrarla, ho avuto la fortuna di ricevere col 6° senso. Ma come? Non può rientrare nei 5 sensi. L'ho sentita. Cioè una mattina? È stato quando è stato il funerale, il giorno dopo della sua morte, quindi il 2 novembre dello scorso anno. Ci sono state una serie di conseguenze che mi hanno portato a lei, o lei ha portato a me, non ho ben capito com'è, però delle cose che ci siamo avvicinati. E tutto si è esploso, diciamo, ho capito il giorno dopo la sua morte. Quando allora, io sono andato. Vediamo un momento con Manuela Orru chi era Natuzza Evola. L'invito che rivolgeva sempre a tutti, specialmente ai giovani, era di avere volontà e di seguire Gesù e la Madonna per cambiare il mondo. Perché con la volontà si può tutto, senza non si può niente. Fortunata Evolo, mamma Natuzza, come la chiamava chi la conosceva, scomparsa un anno fa all'età di 85 anni a Paravati di Mileto, era nata il 23 agosto 1924 in una realtà desolata e povera, quella della Calabria dell'era giolittiana, dove la crisi agricola che interessa tutto il sud costringe molti a emigrare. Tra questi c'è il padre, Fortunato Evolo, partito per l'Argentina un mese dalla sua nascita e mai più tornato. Per questo l'infanzia di Natuzza è molto difficile. Spesso in casa non c'è nulla da mangiare, inoltre la gente mormora. Come può la madre di Natuzza da sola crescere tutti quei figli nati dopo la partenza del marito? È lei a occuparsi anche dei fratelli più piccoli, ma all'età di 5 anni cominciano a manifestarsi le prime visioni sacre, anche se come molti anni dopo spiegherà lei stessa ai suoi padri spirituali, non aveva capito che quella bella ragazza che le appariva era la Madonna, mentre aveva sempre sospettato che quel bambino bellissimo che giocava con lei e con i suoi fratellini fosse Gesù. A 8 anni, mentre riceve il sacramento dell'Eucaristia, la bocca le si riempie di sangue. È il primo segno di quelle sofferenze cristiche che cominceranno a manifestarsi di lì a poco sul suo corpo. Stimmate, sudorazioni ematiche, fenomeni di bilocazione, visioni di defunti e apparizioni dell'angelo custode. Ma è la settimana santa il periodo in cui le manifestazioni si fanno più intense. Nei giorni che precedono la Pasqua, infatti, la mistica di Paravati rivive sul proprio corpo la passione del Signore. Cade in uno stato di estasi e le stimmate si trasformano a contatto con bende e fazzoletti in testi di preghiere in lingue diverse, ostie e ostensori, corone di spine e cuori. Le autorità religiose invitano alla prudenza, mentre la questione viene sottoposta all'attenzione dei medici e dal vescovado viene inviata una lettera ad Agostino Gemelli che liquida sbrigativamente la questione, consigliando l'isolamento in una casa di cura. All'uscita dall'ospedale psichiatrico, Natuzza si unisce in matrimonio con Pasquale Nicolace, da cui ha 5 figli e, diversamente da quanto diagnosticato dal medico, le manifestazioni del sacro continuano a verificarsi come prima del ricovero delle cure. Nonostante gli impegni domestici, Natuzza riceve per anni centinaia di persone al giorno. Da lei passano tutti, colti, ignoranti, potenti, poveri, religiosi e laici. Grazie ai suggerimenti delle creature angeliche che avvista accanto ai visitatori, è in grado di dare loro consigli precisi. Pur essendo analfabeta, è in grado di rispondere in lingue straniere. Altre volte sembra che conosca in anticipo il corso degli eventi. In moltissimi casi diagnostica malattie con una terminologia medica che non può conoscere. Ma è l'angelo a suggerirle le risposte, ribadisce lei ogni volta. Moltissime persone testimoniano di essere state miracolate da questa donna dallo sguardo dolce e sereno, ma su un possibile processo di beatificazione la Chiesa manifesta al momento un atteggiamento prudente.
la Fondazione del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, da lei fortemente voluta, ha raccolto e continua ancora oggi a raccogliere testimonianze ed eventuali certificati medici di guarigione per la documentazione d'archivio. E proprio dal Santuario del Cuore Immacolato di Maria è collegato con noi Francesco. Francesco è proprio vicino alla tomba della mamma. Francesco è il figlio minore di Natuzza. Quanti anni aveva sua madre quando lei è nato? Adesso questa è una domanda un po' mi prende così, mi coglie di sorpresa. Io sono nato nel 56, quindi mamma è nata nel 24, facendo un po' i calcoli. Quindi 22 anni, diciamo. Sì. Senta, quando ha visto per la prima volta questi fenomeni, diciamo, inconsueti? Diciamo che mamma era innanzitutto una mamma normale, come tutte le mamme del mondo. Questi fenomeni, inizialmente, quando io ero ragazzo, non, come ha detto poco fa anche Pasquale, mio nipote, non capivo i fenomeni stessi, in quanto quando lei stava male, sempre riguardo alla sofferenza, ci diceva che questa sofferenza era dovuta semplicemente a delle coliche renali, era dovuta a mal di testa, era dovuta a coliche addominali, perché ecco, lei non metteva in evidenza a noi altri figli questi segni, cercava sempre di nasconderli. Portava delle maglie lunghe, quindi noi non vedevamo quando eravamo ragazzi questi segni. Quando ve ne siete accorti per la prima volta? Ecco, più o meno all'età, io avevo un 16, parlo di mia sorella, la penultima, diciamo, in quanto quasi coetanei, noi ce ne siamo accorti intorno all'età di 16-17 anni. 16-17 anni. Invece gli altri fratelli forse un po' più tardi di noi, anche se fossero più grandi di noi, in quanto mi raccontava sempre un mio fratello che lui se ne è accorto molto tardi, mentre un giorno stava perché aveva chiesto a mamma di attaccare un bottone perché si era staccato la camicia, come lei ha alzato diciamo, le mani, si sono scoperti i polsi perché la maglia era andata giù e quindi ha visto questi segni. Quando ha visto questi segni ha chiesto: mamma, ma che cosa hai ai polsi, che cosa ti è successo? E lei ha spiegato questo fenomeno semplicemente come un fenomeno allergico dovuto, diciamo, all'uso di candeggina, all'uso di detersivi. E lui così è rimasto un po' perplesso, ma lì per lì non ha capito. E poi invece io e mia sorella abbiamo avuto delle spiegazioni da parte del suo padre spirituale, perché noi anche il Venerdì Santo eravamo in famiglia, stavamo in casa, cioè mentre i fratelli più grandi uscivano perché avevano degli impegni, avevano i loro compagni, le loro amicizie, quindi andavano fuori, noi invece rimanevamo in casa. E quindi ci siamo accorti, cioè sentivamo mamma che aveva delle sofferenze, però non vedevamo arrivare il medico il Venerdì Santo, noi vedevamo arrivare il padre spirituale, accompagnato da altri due signori di Catanzaro, nostri conoscenti. Per cui a un certo punto non capivamo perché non viene il medico, mamma sta male, il medico non viene. Poi il padre spirituale invece ci ha spiegato il significato di questa sofferenza, cioè, e quindi da lì anche mamma stessa, che prima nascondeva questi segni, piano piano poi ce li ha fatti vedere. Ecco, allora io ho sempre assistito diciamo al Venerdì Santo, ecco, ecco, Venerdì come, Santo ve li, aveva... come ve li spiegava nel momento in cui si sono rivelati e lei ha deciso di dirvelo, come lo spiegava? Che cosa le succedeva? Il padre spirituale ci ha detto semplicemente che era questa sofferenza che lei offriva per il mondo, offriva per gli altri, la offriva a Gesù, quindi soffriva insieme a Gesù per questa, diciamo, per tutti i peccati del mondo, insomma. Ecco. Torniamo tra poco da lei, intanto c'è Luciano Regolo. Luciano Regolo, giornalista di settimanali popolari, anche scrittore, e ha scritto, è uscito in
È uscito in aprile questo libro, Natuzza Evolo, Il miracolo di una vita. E questo libro, appunto uscito in aprile, ha già avuto molte edizioni, perché appunto il 8 edizioni, sono tante in pochissimi mesi, perché appunto gli ammiratori di Natuzza, tu l'hai conosciuta? Sì, l'ho conosciuta quando ero un ragazzino, avevo 17 anni, esattamente 27 anni fa la prima volta, perché una mia compagna che aveva già la patente quando io facevo il penultimo anno del liceo, classico a Catanzaro, disse no, dobbiamo andare a conoscere questa persona, c'era tanta gente fuori la sua umile casetta, e lei uscì e mi ticchettò sulla spalla dicendo: Ricciolino, adesso finisco di friggere le patate e dopo entri tu. E tra le varie cose che mi disse, parlando quasi sempre in dialetto, nel suo discorso semplice ma sempre toccando argomenti profondi, mi disse: io volevo fare l'archeologia perché il mio bisnonno era sceso in Calabria per scavare a Crotone, diciamo, ed era stato il primo progenitore della branca calabrese. Allora mi disse: tu vorresti fare lettere classiche con indirizzo archeologico, ma in realtà non è questa la tua strada, la parola è il tuo mezzo e un giorno scriverai anche di Gesù. Poi l'ho rivista varie volte fino ai 25 anni, assistendo a dei fatti che erano prodigiosi, nel senso non solo per le guarigioni o i prodigi che si sono ricordati, ma specialmente perché era come se risvegliasse dei cuori, cioè persone che venivano anche da altri paesi, eccetera, avvicinandoli alla fede. Quindi una persona che poteva avere un impatto così clamoroso sulle persone, invece lei viveva nel nascondimento, cercando di portare con una disponibilità assoluta questo suo messaggio di amore agli altri. E poi l'ho rivista un anno fa e nel corso di questa conversazione lei mi ha chiesto aiuto per realizzare la sua opera, l'opera che lei aveva, diciamo, le era stato chiesto di fare questo nelle apparizioni che le aveva frequentemente con la Madonna e con Gesù. Allora io parlando, siccome lei mi parlava di quando era bambina, di quando si era sposata, di quando era stata in manicomio, eccetera, mi è venuto di dirle: vuoi che io scriva la tua vita? Perché non riuscivo a capire come avrei potuto contribuire io a questa opera. E lei mi ha detto: la devi fare, ma non devi scrivere di me, devi scrivere di Gesù. Allora io l'ho guardata e sono andato indietro al flashback di 27 anni prima, e lei con un sorriso indescrivibile mi ha detto: te l'avevo detto. E questo è l'ultimo, diciamo, frammento. Io ho cominciato a scrivere questo libro quando Natuzza era vivente, e quindi, diciamo, quando lei è morta ero quasi, diciamo, alla fine del libro. E la cosa impressionante è che io ho seguito ecco, è chiaro che ho fatto la mia ricerca documentale esattamente come tutte le altre biografie che ho scritto, ma non sarei sincero se non dicessi che c'è stato in me il trasporto anche nell'ascoltare le testimonianze così disparate, no? da fisici, scienziati, religiosi, eccetera, e trovare tutti il punto comune denominatore in questo risveglio della coscienza. Allora, come abbiamo detto prima, è capitato a Natuzza, come capitò a Padre Pio, di insomma incontrare Padre Agostino Gemelli. Padre Agostino Gemelli non faceva passare queste cose, siccome era un uomo molto ascoltato e molto potente, riuscì anche a farla chiudere in un manicomio, prima in una specie di libertà vigilata in una casa di cura e poi in manicomio. Vediamo un momento questa prima fase della vita di Natuzza nel servizio di Domenico Potestio. Il vescovo Albera, capo della diocesi di Mileto, raggiunto dal clamore crescente sulla giovane Natuzza, che sogna e parla con i defunti, che suda sangue, avvia un'indagine. Colpito dai risultati, chiede consiglio su come agire a Padre Gemelli. La risposta di Padre Gemelli è immediata. L'impressione è che Natuzza sia malata di isterismo e pertanto siano stati inutili, se non dannosi, gli interrogatori fatti dall'arciprete della cattedrale. Ancor peggio è la relazione medica sulla giovane, che giudica stesa da persone incompetente. Quando le eruzioni sanguigne di Natuzza iniziano a lasciare sulle camicie delle forme e dei segni, Padre Gemelli suggerisce con determinazione un ricovero in casa di cura adatta, con personale istruito per la sorveglianza della giovane. Un nuovo evento modifica il piano. Natuzza aveva annunziato la data della sua morte, il 26 luglio, ma la morte predetta non si verifica e il fatto genera un profondo senso di delusione nella folla accorsa che attendeva il miracolo. Ormai minata la credibilità di Natuzza agli occhi della gente, Padre Gemelli non ha più voglia di occuparsi della vicenda. Consiglia l'isolamento della giovane, rifiuta di accoglierla in casa di cura, data per certa la diagnosi di isterismo, poiché la ritiene una spesa superflua. Natuzza finirà all'ospedale psichiatrico di Reggio Calabria. Annibale Cuca, luminare di psichiatria, dopo qualche mese la dimette, convinto che l'isterismo di origine traumatica e infantile, da lui diagnosticato, si attenuerà con il tempo.
Tra le persone a lei vicine si fa strada la convinzione che la cura per Natuzza sia il matrimonio, da concludere al più presto. La giovane appena diciannovenne va in sposa a Pasquale Nicolace e il matrimonio viene celebrato il 14 agosto 1943 per procura, poiché il giovane ventenne non era ancora tornato dal fronte. Ma gli sforzi per fare rientrare Natuzza nella normalità si rivelarono vani e di Natuzza degli spiriti si occuperà la settimana Incom già nel 1948. Natuzza degli studi, professore De Galà. Lei abitualmente non frequenta degli ambienti bigotti, insomma, tutt'altro semmai. Non le hanno detto, ma che è sta stranezza, cosa è venuto in mente? Ma, insomma. Ma anche mia madre non credeva a Natuzza. Io però andai a trovarla, avevo 19 anni e ebbi subito l'impressione di trovarmi di fronte a una persona di altissimo profilo. Il suo sguardo era molto profondo, occhi intensi, scuri, e non si riusciva a sostenerlo a lungo, però era anche uno sguardo molto rassicurante, lo ha detto bene Monsignore, guardava le persone come se fossero tutti dei suoi figli e anche a me mi ha fatto sentire molto, molto a mio agio. E poi parlando di come lei pensava che io fossi, perché il mio angelo, secondo lei, riferiva di me, del mio modo di essere, e mi ha detto: tu conosci bene Benedetto Croce. E io in realtà avevo studiato Croce perché era il periodo della maturità classica, quindi disse: io l'ho incontrato, ho incontrato Croce, e sta in purgatorio. E naturalmente Natuzza non poteva avere idea di chi fosse Benedetto Croce. No, ma poi perché, insomma, non... fino a quel momento mi aveva parlato in un dialetto che io comprendevo benissimo, ma da quel momento in poi cominciava a parlare in un italiano perfetto e usò anche il termine celiando, lo disse celiando, che non vedeva l'ora che finissero le sue pene e che aspettava di essere ammesso in paradiso e che era pentito sinceramente del fatto che nella vita si fosse occupato solo delle bellezze esteriori e non della bellezza dell'anima. E io restai colpito da questa, come ero rimasto colpito anche dalle bellissime tele che c'erano nella sua cappella, quella che era subito dopo la sala dove lei mi aveva ricevuto, che era un salottino nel quale si entrava subito entrando nella casetta lì a Paravati. E andai a cercare questo celiando e lo trovai proprio nell'inizio del breviario di estetica di Benedetto Croce, in cui lui dice: alla domanda cos'è l'arte si potrebbe rispondere celiando, e non sarebbe una celia sciocca, che l'arte è ciò che tutti vogliono che essa sia. E naturalmente questa cosa mi colpì tanto che io ne pensai di doverne parlare a mia madre, a mio padre, e mio padre mi disse: sì, guarda, queste cose, mio padre era un avvocato penalista, dice: guarda, queste cose si verificano per Natuzza, io ho tanti racconti su Natuzza, però non impressionare mamma, perché mamma non ci vuole credere. Allora mia madre disse solamente che lei mi aveva detto che c'erano più mamme che suore in paradiso, e mia madre mi disse: ti ho detto una banalità, Antonio, perché questa cosa l'ho sentita varie volte. Non c'era bisogno di andare a disturbare Natuzza per una cosa così. Le sto parlando del 70-71 per l'esattezza, quindi una Natuzza giovane, una Natuzza che profumava d'incenso fortemente, non credo che si mettesse dei profumi. Una Natuzza con la quale era nello stesso tempo facilissimo parlare ed era praticamente impossibile capire cosa facesse, perché mentre parlava con me guardava dietro di me e io le dicevo: Natuzza, ma Calabria si dava del voi alle persone di rispetto, no? Natuzza, ma che guardate? E dice: no, non ti preoccupare, sono persone che mi passano dietro, aspettano, mi parlano dopo. Erano, secondo la sua immaginazione, degli spiriti. Disse: Natuzza, ma come fai a vedere? Non sono io. Disse: queste sono tutti doni
che mi vengono da Dio, e il Signore, Usignuri, mi vuole dare queste capacità. Poi io naturalmente ho sentito parlare di altre cose, ma io di questo non ho contezza. Ne parliamo tra un momento, intanto vediamo le stimmate e i segni che cominciano a apparirle sul corpo. Emanuele Orrù.